è il fascino dell'esplorazione che ogni volta spinge l'uomo a preparare lo zaino e a partire. Non importa della sofferenza per la fatica ed il freddo, ciò che conta è riempire l'anima con la bellezza insostituibile della natura. Questa è la nostra ultima possibilità. Ci troviamo in Val d'Aosta che ci ha accolto con dei colori autunnali meravigliosi. Prepariamoci accendendo il mio nuovo compagno di viaggio, il Garmin Inreach Messenger. Ve lo racconterò durante questa esperienza e naturalmente facciamo anche partire l'attività escursionismo start. Lui lo mettiamo qui e siamo pronti per raggiungere il bivacco Gervasutti, uno dei bivacchi più affascinanti d'Europa. Si prospetta un'ardua avventura. I miei compagni di viaggio, naturalmente Greta e Marco. Salve, quello che manca come compagno di viaggio è il ponte. Capiamo come attraversare il fiume. Non vedo molte soluzioni. Ragazzi, vi aspetto di là. Fa male. Ufficialmente sul sentiero non ci rimane che salire. Da qui il sentiero inizia a diramarsi. Infatti la volta scorsa ci siamo persi e siamo tornati indietro per varie complicanze. Mentre questa volta sarà tutto più facile grazie al fatto che ho la mappa di tutta l'Europa, di tutti i sentieri, mappa gratuita sul Fenix 7 Solar. Ed è anche molto precisa, comodo soprattutto quando percorriamo sentieri nuovi. Pausa acqua e nel frattempo vi volevo spiegare che cos'è un Inreach e soprattutto che funzionalità ha. È un comunicatore satellitare bidirezionale e grazie alla tecnologia Iridium potremo comunicare la nostra posizione in tempo reale e addirittura messaggiare. Garmin ha scelto il sistema Iridium per essere coperti in tutto il mondo. Davvero ben costruito, un oggetto pensato per essere utilizzato in outdoor, è praticamente rugged, pesa solamente 100 grammi, non si sente assolutamente. Come impermeabilità ha una certificazione IPX7. Avremo una porta USB di tipo C da questo lato, sulla parte frontale un piccolo schermo per vedere i dati principali, al di sotto un tasto OK con due frecce per navigare nel menu. Tasto accensione e il tasto SOS da premere solo in caso di emergenza. Ha una copertura di sicurezza e al di sotto troviamo il tasto vero e proprio. Se lo premessimo, la centrale di Garmin ci contatterà per aiutarci e supportarci nel miglior modo possibile. Anche se il centro operativo è localizzato in America, ci risponderanno in italiano per semplificare il tutto. Proseguiamo. Una bella salita impegnativa, tanto impegnativa, era da un po' che non ne facevo. Posso dire che oggi mi sento abbastanza in forma, anche i battiti sono abbastanza bassi e sinceramente non ho mai avuto uno sportwatch così preciso, sia la quota sia i battiti cardiaci, sembra quasi di avere una fascia cardio. Mi piace avere tutto sotto controllo, sensazioni e anche telemetria. Ora guado e primo pezzo attrezzato e naturalmente dobbiamo pensare alla sicurezza. Casco e per le riprese X3 Insta360 e l'accessorio unicorno. Si monta sopra il casco,
si avvita la camera, così facendo avremo le mani libere per assicurarci nel migliore dei modi e una ripresa degna di nota assicurata. Proviamoci, Greta, Marco. Proprio in questo punto l'altra volta ci eravamo fermati, c'era troppa acqua, siamo dovuti tornare indietro. Questa è l'ultima finestra di tempo per quest'anno, perché da dopodomani il tempo peggiora. Arriva la perturbazione e a queste quote, beh, nevica e se ne riparlerebbe poi il prossimo anno. Com'è Greta? Si ritorna sul sentiero. Seconda metà di ottobre, il ghiacciaio si sta ancora sciogliendo. Critica la situazione, veramente molto critica. Il paesaggio sta cambiando, stiamo entrando all'interno di un paesaggio glaciale e anche il telefono ormai non prende più. Approfittiamone per testarlo. La grande novità di questo nuovo modello, appena uscito ad ottobre, è il fatto che si può gestire direttamente dall'applicazione. Si può tranquillamente messaggiare con qualsiasi contatto e direi di farlo. Entriamo nell'applicazione Messenger e proviamo a scrivere un messaggio. Come vedete, lo smartphone è in modalità aereo in quanto non c'è più rete e non voglio consumare batteria per quanto riguarda la ricerca della rete stessa. Lo mandiamo a un contatto fidato, ok? Contatto selezionato. Gli scriviamo: ciao Otto, sono Ale e sto provando il Garmin Enrich. Invia. Ora cosa succede? Tenta l'invio tramite il wifi in modo tale che non ci costi nulla, poi prova la rete telefonica e come ultima chance utilizza la rete satellitare. Oltre a poter scrivere un messaggio, potremo avere dei messaggi preimpostati e potremmo mandarli ovviamente dallo smartphone oppure direttamente dallo smartwatch se abbiamo un Garmin o direttamente tramite il dispositivo. Sarà un po' scomodo muoversi nel menu solamente con due frecce e un ok, però si può fare. Se mai si dovesse scaricare lo smartphone, nessun problema, lui può diventare un power bank in quanto ha una batteria davvero capiente. Messaggio inviato, vediamo se Otto Kliman l'ha ricevuto. Olè, messaggio di emergenza, o comunque vabbè dai, non devo mandare i soccorsi del buon Alessandro, che è senza copertura internet e mi manda pure la posizione GPS in tempo reale, veramente, veramente figo. Ale, sta roba è pazzesca, pensa se lo avessimo avuto durante la nostra giga disavventura con la Defender. Eh sì, la settimana scorsa siamo rimasti infangati durante le riprese video con la Defender, in un punto in cui non c'era la rete telefonica. Spoiler, abbiamo dovuto camminare al buio per più di 20 km. Forse al giorno d'oggi diamo per scontato che si possa chiamare per risolvere qualsiasi tipo di problema, e invece no, molto spesso fuori dai paesi il telefono banalmente non prende. Se siete curiosi di sapere come è andata a finire questa avventura, vi invito a vedere il video di Otto, ve lo lascio qua sopra nelle schede. Sempre in modalità aereo, l'Enrich ha suonato perché mi ha risposto. Ciao Ale, funziona tutto benissimo, ho anche la posizione. Più di così, quanto è comodo e soprattutto quanto ci fa sentire sicuri. Non è da poco che chi riceve il messaggio non debba per forza avere l'app di Garmin Messenger installata. Arriverà un SMS, non dal mio numero, da un altro numero, e il destinatario in quella chat mi può tranquillamente rispondere con un comune messaggio. E un altro guado per noi. E anche un po' di ricarica. Grazie mille. Affrontiamo anche un piccolo pezzo di ghiacciaio, non servono i ramponi, è molto molto sporco e si ha parecchio grip. Ultimi 300 metri di dislivello. Bellissimo questo percorso, mi sta gasando parecchio. Un po' tecnico, un po' di rocce, bisogna stare attenti dove si mettono i piedi perché si muovono. Mi piace. Non il solito sentiero.
ghiacciai mi affascinano molto. Si sente l'imponenza e la forza della natura. E guardate quanto siamo vicini. Che crepacce! Il bivacco è lì che ci guarda. Mancano esattamente 200 metri di dislivello e abbiamo ancora un'ora e mezza di luce. Siamo andati un po' lenti per effettuare tutte le riprese, ma ne valsa la pena e dovremmo farcela in totale sicurezza. Sempre più extreme, ragazzi. Siamo veramente in un paesaggio non glaciale, di più. Guardate le rocce come sono modellate. E prima neve. Il bivacco è ormai sopra le nostre spalle, ma è davvero molto difficile il terreno. Stiamo andando lentissimi. Dura, Greta, questa volta. Impegnativa. Continua ad essere un miraggio. Continua ad essere un miraggio. Ultimo pezzo è attrezzato con la corda. Conquistiamo il bivacco. Let's go! Gre, occhio qua. Aspetta, ti do una mano, mi leggo. Staccati. Sarò banale, ma guardate. Guardate cosa ci regala la natura. Il ghiacciaio qua sotto, i colori dell'autunno. Un timido tramonto che ci accompagna. E ora pensiamo a scalare. Qui la corda aiuta davvero molto. Greta gasata dell'impresa. Qua è tosta, eh? Tranquilli, tranquilli. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, è bellissimo. Che emozione e soprattutto che soddisfazione. Il bivacco è stupendo. Grande Greta, non era affatto scontato. È stato non semplicissimo. La struttura è letteralmente sospesa nel vuoto. Che opera ingegneristica. Entriamo, entriamo. Doppia porta. E ora vi mostro l'interno del bivacco. Come in un vero e proprio rifugio, ci danno in dotazione anche le ciabatte per non sporcare l'interno, notevole. E soprattutto che interno! Venite! Qui abbiamo già posizionato, sistemato gli zaini. Alla nostra destra ci sono due bei comodi tavolini, casse panche, sgabelli, ma soprattutto guardate che vista! Da questo lato un Marco che si sta riposando, sono sopra il mobile. Tre oblò che si possono aprire, una piccola cucina addirittura col tagliere, super futuristico, ma non avete ancora visto questa centrale per l'energia elettrica, abbiamo addirittura un computer, ora non c'è internet però probabilmente si può connettere a internet con radio dedicata e pulsante per l'SOS. Non ho ancora visto le camere, ho già acceso la luce, vediamole. Sembra di essere una navicella spaziale con queste porte. Che design hanno studiato? Cosa? No, ma questo è un bivacco, questo è un hotel a 5 stelle. Ma di cosa stiamo parlando? 12 posti letto, cuscini, materassi, tutto piegato, pulito. Profumato, striscia LED con la corrente, infatti quando salivamo abbiamo visto i pannelli fotovoltaici e nulla, godiamoci questa esperienza all'interno di questo bivacco che non ho parole per descriverlo. Altra porta perché abbiamo l'altra uscita dall'altro lato ovviamente con
ghiacciaio sottostante e lì si possono notare i pannelli fotovoltaici. Magia. Questa è pura magia. E si mangia, lo chef propone pasta al pomodoro e basilico. Buon appetito! Buon appetito! Abbiamo preso un po' di neve, la sciogliamo e abbiamo il tè che ci scalda. Greta, Marco, salve. Buonanotte! Rintanati nel sacco pelo, vi lascio ad un piccolo Starlapse, sempre fatto con Insta360 X3. Molto bello, ma sta arrivando una perturbazione abbastanza prepotente. Dobbiamo andare con calma, ma dobbiamo andare giù. Le conclusioni le facciamo un po' più sotto, quando siamo tranquilli e non sulla roccia che dopo la pioggia diventerebbe scivolosissima. Era davvero l'ultima finestra, non stavo esagerando. Sta iniziando a nevicare. Per fortuna il pezzo più brutto l'abbiamo passato. Anche se qua sotto non scherza affatto. Ormai è sicuro, anche se dovesse piovere, non siamo esposti più a nessun pericolo. E alcune considerazioni a caldo. Uno dei posti più belli che abbia mai percorso. Il bivacco è eccezionale, ma anche il contesto in cui è ubicato è pazzesco. Il ghiacciaio, le montagne, il bivacco è a quota 2860 e abbiamo ancora tutta una cornice di giganti, dei veri e propri massicci. Proprio questa qua dietro è un 4000. Nonostante ciò, non sottovalutate il percorso, non è adatto a tutti, bisogna avere anche qualche skill di arrampicata e anche la discesa è altrettanto impegnativa. Un bel percorso. L'escursione ha un dislivello di 1200 metri circa, in 5 km. Trasferiamoci in studio e vi voglio dire qualcosa in più su questo Garmin InReach Messenger.
L'ho utilizzato in più escursioni e vi posso assicurare che averlo nello zaino mi ha fatto stare più tranquillo e anche chi mi aspettava a casa era decisamente più tranquillo. Detto questo, scopriamo ancora qualche funzione. Ad esempio, tramite un link posso condividere la posizione in tempo reale e il percorso che sto effettuando sia in ambito familiare ma anche in ambito social. Per usufruire di tutti questi servizi, oltre al dispositivo, avremo bisogno di un abbonamento satellitare. Potremo scegliere tra un abbonamento mensile oppure annuale. Entrambi personalizzabili in base alle nostre necessità, potremo scegliere il più adatto. L'abbonamento è sicuramente il più grande scoglio, ma dovremmo vederlo un po' come un'assicurazione. Questo dispositivo è stato pensato per tutti, non solo per i professionisti, per tutti coloro che amano allontanarsi dalla civiltà, un po' come me. E c'è di nuovo il problema del ponte. E come tutto ebbe inizio. Dai che fa bene la circolazione! È stato tutto perfetto e assurdo. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per nuove avventure. Ci vediamo anche su Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale sulle avventure, spoiler e quant'altro, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!